morirò, di me non resteranno che cianfrusaglie. Se andassi alla mia casa, alla liquidazione delle mie cose, dopo la mia morte, mi comprerei tutto. Certo, dato che sono cose che ho già comprato una volta, non è un fatto sorprendente. Anche se non si trattasse di me, però, comprerei tutto. Avete mai fatto caso che più una persona invecchia e più grande diventa la sua automobile? È come se il numero di anni trascorsi sulla Terra fosse direttamente proporzionale ai metri quadrati della lamiera. Ho una teoria in merito. Più si invecchia, più roba si possiede. Perché? Perché le cose ci proteggono. Sono una zavorra, una specie di resistenza passiva alla mortalità. Non fraintendetemi, io amo gli oggetti. Solo non capisco perché debbano costare così tanto. Perché la gente rinuncia a una porzione così sostanziosa del tempo che trascorre sulla Terra per guadagnare i soldi necessari a comprare cose che sono nuove. Personalmente trovo che le cose nuove siano noiose. Non hanno storia, non vibrano. Mi sento più a mio agio con le cianfrusaglie, la roba di seconda mano. La parola stessa è rivelatrice. Altre mani hanno toccato quell'oggetto. Ho aperto un negozio 5 anni fa, con i pochi soldi che mio padre mi ha lasciato, quando è morto. Il mio assortimento è una miscellanea di articoli che vanno dagli anni 30, non molti, agli anni 80, ancora meno. Ho una clientela eterogenea. Tizi tatuati che vestono solo di cuoio nero, hippie, teenager alternativi, maniaci del design, nostalgici della Beat Generation, fattoni e gente che semplicemente ama la roba vecchia. La mia merce viene da sgomberi di case private, mercatini da garage, Esercito della Salvezza, vendite parrocchiali di beneficenza, mercatini condominiali, rimanenze e traslochi e ogni forma esistente di commercio dell'usato. Frugare tra gli scarti non serve soltanto a recuperare la merce o a trovare le cose che desidero. È uno stile di vita, un modo di pensare. Frugare tra gli scarti è la mia personale metafora per ogni cosa. La vita come un continuo trascinarsi tra corridoi puzzolenti, alla ricerca di quello che può sembrare il colpo grosso. E non è altro che nuova spazzatura. Le cianfrusaglie sono state le mie amiche, le mie maestre. I miei spiriti guida. Mi hanno insegnato cosa non è necessario. Mi hanno insegnato a godermi le cose e non ad averne bisogno. Mi hanno insegnato che trovare un nuovo impiego per un oggetto abbandonato è un atto di purezza cristallina. Pensate a tutte le cose che tocchiamo ogni giorno. Ai milioni di piccoli legami che tengono insieme le nostre vite. Pensate alle tazze, ai fermacravatte, alle sveglie, agli occhiali da sole, alle catene portachiavi, ai posacenere imbottiti. Pensate alle milioni di vite che avete sfiorato attraverso le cose che avete posseduto. E se davvero queste cose assorbissero una leggera scintilla di voi? Thank you.